volevo ringraziarvi per essere intervenuti a questa prima mostra del 2018. Cominciamo bene, penso. Poi sentiremo che cosa dice il nostro Guido Cecere della fotografia. E niente, io passo la parola, io faccio solo il mio dovere di padrona di casa, vi auguro buona visione, buon ascolto della presentazione. Lascio la parola a Monica Pilot che dirà due parole e poi a Guido Cecere che spiegherà meglio il significato di queste fotografie. Grazie. Buongiorno a tutti, sono molto lieta di poter presenziare a questo evento ed ancor più di avere tra i nostri graditissimi ospiti il nostro fotografo Andrea Bertani, peraltro di riconosciuta e comprovata stima sia a livello nazionale che internazionale, essendo le proprie opere state esposte nell'ambito dell'archivio fotografico italiano al Palazzo dell'Arcivescovado di Parigi, nonché negli Stati Uniti. E spenderò poche parole semplicemente per limitarmi a portare i saluti da parte dell'amministrazione comunale che in questa sede io rappresento, nonché dell'assessore Pietro Tropeano che per propri impegni professionali non potrà essere presente se non probabilmente più tardi. Lascio ora la parola al professor Cecere che ci illustrerà la mostra e le peculiarità di queste bellissime opere del signor Bertani. Grazie. Bene, buongiorno a tutti di nuovo e io ho accolto questo invito dalla Giovanna molto volentieri. Devo dire che non conoscevo l'amico Bertani che ho conosciuto ieri, abbiamo fatto due chiacchiere e mi trovo perfettamente in sintonia. Devo dire che giustamente Giovanna nel farmi questo invito mi ha detto: sai, tu tutto sommato in parte hai anche fatto un lavoro simile anni addietro a Manhattan e quindi dovresti trovarti a tuo agio e in effetti è così. Mi trovo perfettamente d'accordo con lo spirito di questo lavoro, con l'usare la fotografia per rivedere la realtà in una maniera leggermente diversa o del tutto diversa a seconda dei punti di vista. Un grande gusto, una grande eleganza, non soltanto formale, ma proprio di sentimento, di sensazione che trasmette a noi. E poi è un grande inno alla fotografia in generale, perché proprio lui usa il mezzo fotografico potenziando queste che sono le caratteristiche del mezzo. Non è la foto panoramica che può fare il turista di passaggio o col telefonino come si usa adesso, ma per fortuna si distingue non soltanto perché usa una macchina che non è il telefonino, ma perché ha capito che bisogna usare il mezzo portandolo al massimo delle sue possibilità. E quindi l'uso dello zoom, l'uso del teleobiettivo, il taglio, l'inquadratura, lui li padroneggia con grande abilità e con grande gusto. Questo è quello che mi sento di dire. Non è mia abitudine sbrodolare più di tanto, ma mi piacerebbe anche sentire invece le sue osservazioni. Grazie. Grazie. Parole, anche perché alla fine avete già detto tutto voi in modo anche perfetto, direi. Le uniche cose che posso aggiungere è che il lavoro è iniziato qualche anno fa e penso di portarlo ancora avanti, anche perché, come ha già detto, il Milano con l'Expo ha avuto questo boom, diciamo questa riqualificazione edilizia, per cui di grattacieli ancora ce ne sono in programma tanti. Questo che è la torre Hadid, chiamato Lo Storto, infatti già si nota, un po'. È l'ultimo nato che praticamente ancora lo stanno ultimando alla base, hanno appena inaugurato un centro commerciale e a fianco nascerà il Gobbo. Questa è la zona, per chi conosce Milano, la vecchia zona Fiera, diciamo, il quartiere Fiera. Per cui niente, ho già esposto alcune opere ai rincontri di Arla e a Parigi. Chiaramente la mostra andrà avanti e di volta in volta aggiungerò sempre pezzi nuovi, un po' sempre un work in progress, diciamo, non so neanche come e quando finirà. Finché Milano cresce andrò avanti, perché ha detto lui, ormai prendono questi grattacieli e anzi tutte le volte che vado scopro sempre angoli nuovi,
e per cui uno dice perché no, e nel frattempo vanno a integrarsi ai pezzi che già ci sono, insomma cerchiamo di fare un lavoro di ricerca continuo per ottimizzare quello che è insomma, tutto il discorso dei grattacieli. Quindi io posso solo concludere ringraziando innanzitutto la signora Giovanna Lisa che mi ha invitato, la padrona di casa, la signora Monica Pilot che ha portato i saluti dell'amministrazione e Guido Cecere che per la brillante, grazie, ti ringrazio per il supporto, la presentazione che abbiamo fatto. Quindi meglio di così, grazie a tutti e naturalmente a voi. Bene. Che siete qui presenti.